Beh, io mi aggancio a quello che diceva il compagno che è intervenuto adesso, anche per spiegare come mai, seppur piccola, c'è una presenza di persone che non hanno niente a che vedere con l'ATM, almeno non direttamente, non siamo dipendenti di questa azienda, siamo dei lavoratori, degli operai, dei disoccupati, dei giovani, non solo di questo quartiere, che abbiamo sentito l'esigenza di accorrere a dare a sostegno una battaglia che seppur piccola è significativa. Noi abbiamo conosciuto Jessica in questi giorni, non è solo perché è una persona simpatica e determinata, ma perché quello che ha fatto crediamo che sia in qualche modo l'unica cosa giusta da fare di fronte ai soprusi. La stessa Jessica diceva: purtroppo io avevo un contratto a tempo determinato che mi scadeva il giorno in cui l'hanno lasciata a casa. Ci ha anche raccontato il modo ignobile, infame, in cui gli è stato comunicato 2 ore prima del termine del servizio, del giorno prima, che il giorno dopo se ne poteva stare a casa e che poteva anche saltare le ultime 2 ore di lavoro, che non ci sarebbe stato problema. Cioè, siamo giunti proprio ai signori qua dentro, che stanno in alto, Brunetti e quant'altri, i nomi li conosciamo, e più ancora in alto, un'azienda che è protetta e che è proprietà di un comune tra i più ricchi d'Europa e che sta avviando dei servizi privati. L'ATM adesso si occupa anche di gite all'estero, si occupa di non meglio precisati servizi aeroportuali. Insomma, l'ATM è sul mercato, quel mercato che ben conosciamo, il mercato dei signori che chiudono le fabbriche e mandano sul lastrico decine di migliaia di lavoratori, parlando di crisi e aprendo le loro fabbriche in altri luoghi dove i lavoratori possono essere sfruttati di più e meglio, e con dei contratti che quasi sempre vedono la firma dei cosiddetti sindacati confederali, che altro non sono che agenzie dei padroni, sempre pronti a firmare tutto ciò che viene chiesto da coloro che i miliardi li fanno girare nelle loro tasche. Bene, Jessica diceva: io da un punto di vista legale non ho niente da giocarmi e quindi mi metto qui davanti perché so che è un licenziamento ingiusto. Beh, i signori dell'ATM non godano sonni troppo tranquilli, non stiano troppo tranquilli, perché non è vero che il licenziamento è giusto, non è vero che è coperto dalla legge. Sappiamo, lo stiamo dicendo e la porteremo avanti anche legalmente con l'appoggio di tutti, che il contratto che le è stato fatto è un contratto truffa, è un contratto illegale, e quindi anche da quel punto di vista forse la reazione di Jessica non era aspettata, perché ha ragione Gino quando dice: ormai i lavoratori sono abituati o a pensare di vivere nel privilegio, oppure quando gli arrivano a manganellate in testa, in questo caso non dei poliziotti ma da parte dei padroni, pensano che non ci sia nient'altro da fare che rassegnarsi e andarsene a casa. Allora, il caso di Jessica non è solo il caso di Jessica, solo in ATM forse sono centinaia i contratti a tempo determinato, nei call center sono migliaia i lavoratori che stanno perdendo il posto di lavoro perché esistono leggi precarie, perché esiste un'arroganza padronale a cui difficilmente si alza la testa, e quando succede, e cogliamo l'occasione per denunciarlo, come a Cerro, nelle cooperative, dove gli operai immigrati sono costretti a lavorare per 3 euro all'ora con ricatto del permesso di soggiorno, i signori che garantiscono, che dicono di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza, alzano il loro manganello contro gli operai. È tutto filmato, forse da questa stessa telecamera, che ha anche una sua funzione. È filmato il modo in cui i signori delle forze dell'ordine e chi li comanda garantiscono la sicurezza dei cittadini. Chiudo dicendo una cosa che riguarda questo quartiere. Guarda caso, la lotta di Jessica è in un quartiere particolare, a proposito di sicurezza. Ci dicono che ci serve avere le strade calpestate da migliaia di poliziotti e militari per garantire la sicurezza dei cittadini, cercando di farci pensare, di indurci a pensare che il nostro nemico, il nemico degli italiani, dei lavoratori, degli operai italiani, sono gli immigrati che bevono una birra di troppo, gli immigrati che non hanno un permesso di soggiorno, gli immigrati che sarebbero troppi, e ci inducono a stare dietro la bandiera nazionale, ci inducono a stare sotto
le leggi di questo Stato, a ringraziare di venire a lavorare quando riusciamo a farlo e ringraziare anche quando ce ne andiamo via. Bene, non è così. Non è così, a questo presidio hanno partecipato persone che hanno dei problemi molto concreti, non quello di aver perso il posto di lavoro, ma quello di non poter iscrivere i figli all'asilo, perché non ci sono posti, signori, perché non ci sono posti? Perché il ministro Gelmini li taglia i posti, li taglia, li fa fuori, non ci sono gli insegnanti e i bambini non possono andare all'asilo e le famiglie con un lavoro precario devono pagare 650 euro al mese per degli asili privati. Ancora, ci sono delle famiglie qua vicino, a 200 metri da qua, che sono venute a questo presidio perché il 30 giugno verranno sfrattate. Sapete quanto pagano d'affitto? 500 euro al mese per 12 metri quadri. Ma il padrone è un mafioso che sottostà all'azienda immobiliare che si chiama IFIM e che non sta pagando i mutui, quindi questi alloggi vengono pignorati. Qual è il risultato? La gente finisce in mezzo alla strada. Allora, è vero, Jessica ragazza in strada, ma sono migliaia le persone in strada. E allora l'esempio di Jessica, se è possibile, portiamolo fuori anche dall'ATM. Portiamolo fuori, perché solo in questa maniera, solo unendoci sulla base di un unico interesse, un interesse di classe univoco, siamo tutti lavoratori e operai e ci dobbiamo cominciare a difendere insieme, solidali gli uni con gli altri. Quindi io penso che Jessica meriti veramente un applauso, perché questa lotta è l'unica strada per dimostrare che siamo noi più forti di loro. Per quanto siano arroganti, siamo noi più forti di loro.